Ce l'avete un muro libero? Io sì, me lo tengo libero apposta per creare il mio mood board, perché mi servono per visualizzare il prossimo numero di Blossom Zine. Lo faccio ogni numero. Ritaglio delle immagini da dei giornali vari, quelle che a me ricordano, ad esempio in questo caso particolare, l'India, quindi i gialli, gli azzurri, i rosa, eccetera. Poi con una specie di gomma pane, che è una specie di colla, vado a staccare dei piccoli pezzettini, li metto dietro, faccio quattro angoli e li attacco sul muro. Così creo una specie di tappezzeria con le immagini che più rappresentano il prossimo numero di Blossom Zine. Ma volevo sapere qual è il vostro processo creativo per arrivare a visualizzare il vostro progetto. Ecco quindi la mia mood board finita. India. Il prossimo numero è dedicato all'India e a tutti questi bei colori. Fatemi sapere il vostro processo creativo. Ciao!